juventinologo e non juventino, abbastanza fortemente critico nei confronti in gran parte dell'operato della triade di quella Juve del 94-2006. Noi non gli ruberemo tanti minuti perché gli abbiamo chiesto di intervenire per l'Eisel e quella testimonianza ci interessava. Volevo semplicemente chiedergli se, sapendo che partiamo da un'analisi non positiva del comportamento per lui della triade, nel corso dei mesi, nel corso di questo processo di Napoli, delle nuove intercettazioni, qualcosa è cambiato ai suoi occhi, perlomeno in un, ma allora forse anche gli altri, o per lui rimane l'idea iniziale, ecco. Non so se si è fatto un'idea diversa o qual è l'idea attuale, ecco. Sentiamo Crosetti. Indubbiamente sono venute fuori cose nuove e non si possono ignorare, e quindi io in questi casi sono tra quelli che aspettano il lavoro dei giudici prima di commentarlo, prima di sostituirmi a loro. Cioè, secondo me il giornalista e il tifoso o il direttore sportivo, il dirigente, o il calciatore non devono scrivere le sentenze prima che le scriva un tribunale. Quindi vediamo che cosa succede. È chiaro che Calciopoli, che sembrava essere circoscritta solo ad alcuni organi del calcio, di questo corpo malato del calcio, ecco, andando avanti le indagini e acquisendo nuove intercettazioni, pare che siano più malati quegli organi, Ma che siano più organi l'Inter lo malati. deve ridare indietro questo scudetto di cartone, sì o no? Io ho sempre scritto che lo scudetto di cartone non andava assegnato, che è stata una decisione affrettata da parte di Guido Rossi, e anche sbagliata, nel senso che quello scudetto lì andava, come quell'altro, semplicemente non assegnato. Ora, in questione di restituire indietro, visto che abbiamo parlato di Liverpool e di Eisel questa sera, ricorderete quante polemiche ci sono state per anni sulla Coppa insanguinata, se fosse opportuno restituirla oppure no. Anche in quell'occasione scrissi, pensai che quella coppa non andava, quantomeno non andava sollevata e mostrata ai tifosi. Sono Ecco, pienamente d'accordo con te. attorno a quella folla, no, a quella coppa non si doveva far festa. Tra l'altro, Verissimo. bisogna pure dirlo, insomma, una delle persone che fecero più festa attorno a quella coppa è l'attuale presidente dell'UEFA, Michel Platini. Quindi in una recente intervista Marco Tardelli ha dichiarato di essersi vergognato dopo di quello che era successo, dei festeggiamenti, della coppa sollevata scendendo dall'aereo. Però, ripeto, lì è questione di sensibilità e ci furono molti errori. Però restituire quella coppa, ecco, non dovevano forse nemmeno prenderla. Ecco, E restituire lo scudetto non succederà, insomma. Io credo che andrebbe, quello scudetto andrebbe ma tolto quello è uno all'Inter scudetto e non però. Ecco, assegnato, ma però prego? andrebbe comunque tolto all'Inter, questo è il Non punto. assegnato, Sì, ha detto andrebbe Crosetti. tolto Non dall'altro, assegnato a secondo me nessuno. non Però andrebbe ricordiamo che è un assegnato. campionato non indagato, e non è quell'oggetto di indagine, è quello prima quello C'è oggetto quello di indagine. successivo, insomma. Sì, infatti. E dove i disegnatori erano cambiati, quindi anche la ipotetica, che ormai si è già bella che frantumata cupola, insomma, non esisteva più. Comunque, adesso, se ci date 2 minuti e volete rimanere con noi, io vi farei sentire l'ultimo.